Ben ritrovati alle chicche formative anche questa mattina. Oggi parliamo di sogni piccoli e di sogni grandi. Cioè, già che ci sei, perché devi sognare in piccolo? Vedo ogni tanto e sento, perché parlo con molti di voi praticamente tutti i giorni, che avete dei sogni un po' piccoli, no? L'altro giorno parlavo con un consulente che ha cambiato la mandante e che io avevo contattato per una mia problematica su un mutuo, e questo mi dice: sai, adesso ho cambiato mandante, dico, ah, sono contenta. Ah, dice, se hai degli amici da mandarmi. Ma no, ragazzi, ma non si fa così, ma come si fa ad approcciare? Cioè, sembri uno sfigato povero, non si fa così. Fate dei sogni grandi, dei progetti grandi, fate delle cose per cui la gente vi debba ammirare, debba dire wow, questo prima stava in banca, sembrava uno sfigato, adesso wow, guarda com'è, come si presenta. Lui ha scritto persino un libro sulla finanza. Questo è un modo per cambiare l'immaginario delle persone che ti conoscono e che magari ti stanno tenendo sott'occhio. Io vedo veramente che state, non tutti, perché poi ce ne sono alcuni invece che stanno facendo un ottimo lavoro. Adesso con la storia del video strategy, io ho fatto diversi corsi, ma ho visto che mi state seguendo, anche chi non è venuto a fare il corso con me, ho visto che comunque si vede che ha ascoltato le mie chicche e sta lanciandosi, no? Utilizzando i video, ma anche lì fateli in maniera professionale, non fate delle robe artigianali fatte in casa ad cazzum che sembrate degli sfigati che fanno un video, ok? Quindi anche lì cerchiamo di metterci un po' di professionalità. Fate sogni grandi, perché i sogni piccoli non ce la fanno a scaldare l'anima della gente. Quando io vi parlo della book strategy, la book strategy è un sogno grande, non abbiate paura, non c'è niente che non sarete in grado di fare, perché vi guiderò io, vi aiuterò io, vi darò la base da cui partire per poter iniziare per scrivere il libro, e poi la book strategy è all'interno di un contesto di business coaching, quindi non è una roba del tipo ti do una chiavetta, cazzi tua, ti arrangi, è un processo che ti porta alla creazione del tuo brand, alla creazione della rete social, a scrivere il libro e poi a fare il lancio del libro supportati da stampa, dai vari media locali, quindi televisioni locali, radio locali. C'è tutto un processo che porta poi ad avere notorietà sul territorio. Questo è tutto un processo che porta a fare dei sogni grandi, ma avere anche dei risultati grandi. Se no, se continuate a sognare in piccolo, e qui c'è qualcuno che sognava in piccolo prima, anzi ce n'è ancora uno che sogna in piccolo, lo sto vedendo adesso, e c'era gente che sognava in piccolo, poi ha cominciato a sognare un po' più grande, e quando cominci a sognare un po' più grande, poi le cose cambiano, perché il mondo ti riconosce una capacità che prima magari era semplicemente sopita dentro di te. Io credo che nelle capacità dell'uomo in generale di poter evolversi dalla situazione in cui si trova. Quindi ex bancari che cominciano a dire basta, non ci sto più, voglio fare il consulente. Bene, questo è un primo passo. Consulenti che cominciano a dire no, così non ce la posso fare, ho bisogno di creare un team. E quindi comincio a crescere perché sono un pesce medio, voglio diventare un pesce grande, quindi comincio a inglobare. Comincio con il team a crescere, poi i pesci grandi vogliono diventare ancora più grandi. Quindi quei piccolini, quelli da 4, 5 milioni, 10 milioni, ragazzi, datevi una mossa, perché se non vi date una mossa, voi lì ci morite, ok? Perché la storia sta cambiando. Ho fatto due chicche in questi giorni molto contrastate e combattute, no? A suon di, ma tu non sai, no, io so. So come gira il vostro fumo e quante pressioni magari dovete anche subire.
E quanto difficile sia dover andare dal cliente poi a dire, vabbè, insomma, quest'anno pari patta, l'anno scorso abbiamo perso, quest'anno pari patta, l'anno prossimo forse facciamo un 2%. Mamma mia, ragazzi, dopo tutti questi anni ancora lì stiamo, troppo poco. Il problema è che se poi ti arriva il fenomeno, quello che ti dice ti prometto l'8%, la gente va dietro a quello dell'8%. Però purtroppo è una truffa, quindi bisogna stare attenti anche a questo. Bisogna creare cultura finanziaria, io l'ho detto e stradetto, adesso questa cosa smetto di dirla perché ormai in questi ultimi 10 anni di cose ne sono state fatte sulla cultura finanziaria, grazie a me e anche alle associazioni che hanno cominciato a seguire questo trend, ai salotti finanziari, eccetera, eccetera. Adesso non è più quella roba lì, adesso bisogna cominciare a fare cultura attraverso i libri. Perché i libri fanno curriculum, perché i libri fanno in modo che tu abbia una figura molto più elevata rispetto a tutti i tuoi concorrenti, quelli seduti di fianco a te sono i concorrenti, ok? Quindi ragazzi, datevi da fare, fate sogni grandi e avrete risultati grandi. Alzare il telefono, ragazzi. Ah, se siete un consulente di che banca o conoscete uno di che banca, ho deciso di fare un pro bono. Perché nella mia pletora di tutte le reti che ho, non ho ancora fatto coaching a un consulente di che banca. E allora, entro questa settimana, sono già arrivate delle candidature, entro lunedì deciderò a chi dare l'opportunità di che banca, solo di che banca, l'opportunità di fare business coaching con me per il tempo che serve. Ok? Quindi, pro bono. L'unica volta che lo faccio in vita mia, non l'ho mai fatto e non lo farò neanche mai più, quindi è un'occasione da non perdere. Per tutti gli altri, ragazzi, aprite i cordoni del portafoglio e fate, spendete soldi ben spesi, ok? Perché vi ritorneranno tutti, ma tutti, ma tutti, ma tutti. Amplificate l'ennesima potenza. Ciao!